giunto per fare giustizia sommaria. Oggi in un tag team match Oddi e MCW affronteranno i loro rispettivi avversari di Extreme Rules, Dante e Mancio. È giunta qui perché insieme a Oddi dovranno competere in un grandioso tag team match contro i loro rispettivi, come già detto, avversari di Extreme Rules, Mancio e Dante. Oddi andrà contro Dante in quella di Extreme Rules, mentre Triple H questa settimana non sarà presente qui. A comunque i match erano già stati tutti segnati, quindi inutile che ci sia un general manager, c'è la dirigenza WWEF a controllare l'intera situazione di quest'oggi. Grande puntata, grande evento, il nostro main event è sempre uguale. Viktor contro Oddi, ragazzi, che match! Grande pezzo di Oddi in quelli veste mani, ma due volte è arrivato Dante a interrompere la situazione. Sono in parità i due però, eh. Il demone è un grande spolvero questo Dante, e andrà contro Oddi. Le due leggende si rincontreranno dopo tanti anni in un pay-per-view davvero interessante quale lo è Extreme Rules, visto anche quello che è accaduto tra Stefandrew e McMorton, quando McMorton ha praticamente annunciato a Stefandrew che ci sarà un first blood match a Extreme Rules tra i due. E Stefandrew però voleva quel match, anche perché da singolo deve dimostrare di essere davvero forti, e lo potrà dimostrare anche e soprattutto ad Extreme Rules il 15 aprile, ragazzi. Ci va a iniziare questo tag team match senza squalifiche peraltro, tra insomma due coppie che vedranno i loro rispettivi duelli, con quelle di Extreme Rules, Oddi contro Dante e Mancio contro MCW. Quello di Mancio contro MCW diciamo che è proprio un match voluto da Triple H, mentre quello tra Oddi e Dante è un match anche insomma una conseguenza di quanto accaduto sia nella WrestleMania 34 sia nel post WrestleMania 34, quando Dante dopo la vittoria di Oddi lo ha colpito volontariamente più volte con, anche con un palo di ferro la scorsa settimana, e quindi insomma era inevitabile questo scontro, era un grande evento quale Extreme Rules. Eh sì, peraltro si è aggiunto il match tra Stefandrew e McMorton, che rende il tutto ancora più interessante, ma quello che è successo questa serata ricordiamo resterà nella storia, perché l'apocalisse è giunta in WWE finalmente, dopo 10 settimane di promo è giunta sulla terraferma. Forse quando si parlava di ritorno, si parlava di ritorno non in WWF ma sulla terraferma stessa. Insomma, è sicuramente un grandissimo evento questo odierno, con l'arrivo di Apocalisse che si andrà a prendere peraltro con Thor, non capisco perché. Forse la storia c'entra all'interno di tutto questo di questo ritorno, forse sarà causata appunto, ovviamente c'è anche una sorta di legame di parentela. Proto Bombo qui di Paul Mancio, però non siamo al centro ring, e allora è la terza consecutiva.
bravo, attenzione, Oddi qua niente a fare, sbaglia, Mancio sta mettendo la segna, ottime manovre, Oddi più veloci, però non riesce ad andare a segno, Mancio lo conosce molto bene, le sue manovre veloci, però attenzione, Oddi qua niente a fare, Mancio molto tecnico, lo sappiamo, ha aumentato, migliorato moltissimo sotto questo aspetto, attenzione qui, metta le corde, riuscì il professore irlandese, e poi la flip tossa. E ora è Dante sul ring, provo contro Oddi, lui se la vedranno Extreme Rules. Mi breaker, tira le gambe Dante, non vuole far correre Oddi, d'altronde lo conosce molto bene Dante, Oddi però qui alla meglio, attenzione, si deve essere superiore alle spalle, ancora lui, anche lui alle gambe. Non è secondo me un'ottima strategia quella di Oddi, però deve continuare a incidere su quella parte. Il breaker continua Dante invece sulle gambe. Beh, quello di Dante è già un aspetto più interessante, perché Oddi colpisce molte volte con gli arti inferiori, mentre Dante insomma ha soltanto il big boot, diciamo, come mossa con gli arti inferiori, quindi è ben diversa la cosa. Body slam! Ah, questa fa male per Oddi. Fa male per Oddi, che però riesce a reagire con anche un colpo illegale, secondo le direttive WWEF. Ah, Dante qui lo piega, Snapper e chill lock, pesamento. Oddi non vuole cedere in questa maniera. Match prosegue comunque. Oddi lo manda all'angolo. Mossa di coppia, niente a fare. Dante è molto scalzo in questa circostanza. Doppio calcio e poi altro body slam. Mira ancora lì. Attenzione. Dante tentava forse la level choke slam. Choke slam del demone, un demon choke slam. Entra a fare, attenzione però alle spalle, lo va a prendere, powerbomb in arrivo, attenzione, Oddi è molto bravo qui però, a riversare tutto, a deviare la manovra. Attenzione ancora qui Oddi, niente a fare, attenzione, alle spalle Dante, lo fa correre ancora, lo manda all'angolo, e ora va a dare ancora il touch a Mancio. Mossa di coppia, attenzione, mamma mia ragazzi, dopo il toss con un hip hop poi. E allora Mancio qui, anzi lo adjustment, no, niente a fare, Oddi riversa tutto con una riversa di DDT perfetta. E arriva il momento di MCW, i due si avranno Extreme Rules, anche loro due. MCW con GTS, non ci credo, da nulla, GTS, go to sleep da parte del canadese, e ora deve chiudere MCW. Eh sì, 1, 2, e non basta. No, soltanto questa mossa alla fine. Oddi, da Oddi ha subito molto poco il rapper bostoniano, perciò sembra davvero troppo pretenzioso qui MCW. Attenzione, l'arbitro c'è in mezzo, e qui salvo stretch, ma non c'è neanche l'arbitro. E Mancio infatti se ne accorge, MCW ne approfitta, una serie di testate mette sul grugno. Guarda qua MCW però, Mancio lo piega, Wild Boston Crab, attenzione, stavolta l'arbitro c'è, però MCW non è uno che cede facilmente, è uno che sa far cedere, ma non è uno che cede facilmente. Mancio però qui è stordito, attenzione, lo prende, clinch, lo vince lui, forse è più fresco MCW, infatti è più fresco, explode sul next in arrivo ragazzi, che manovra! Che manovra, qua può chiudere il match, GTS forse un'altra, no, Mancio molto bravo con le spalle, Mancio proto bomb, no, deviato ottimamente dal rapper bostoniano, scusate, dalla macchina da wrestling canadese. Ora c'è il cambio con Dante, qui Oddi si sta un po' nervosendo, Dante lo va a prendere, siamo backbreaker, anzi non siamo walk slam, backbreaker. Questo va male, Dante lo va a prendere. Powerbomb in arrivo, attenzione, no, MCW! Mamma mia ragazzi, che riversa di DDT! La parte di MCW che però agisce molto bene. E poi Spinebuster Slam, no, niente da fare. La Spinebuster di MCW viene parata ottimamente, nullificata da Dante. Quante riversa in questo match, ma questa volta Dante non può riversare niente. Back suplex, però si rialza subito il demone. E Oddi la vedo molto male, però Oddi, attenzione, Leve Waltz, TMCW, adesso ce l'ha, incredibile, tanto lì, si libera forse, non ci credo, si libera, no, sì, ce la fa, che esponenza questo Dante è fortissimo, TMCW qui li
male zone kick non lo becca bene, attenzione a Dante qua. Eh sì, non ha colpito bene, attenzione Dante. Armbar poi questa presa in questa chiave articolare al braccio sinistro, attenzione. Dante lo prende. Da fare MCW più fresco. Oh, prende MCW forse, è pronto! Un suplex d'arrivo. Che botta, che botta. E poi German suplex. Eseguito perfettamente. Bene, riguardo la tecnica MCW non si può dire veramente nulla. John Breaker però qui si è distratto il canadese. Eh sì, e poi crossline devastante. Dante ancora pare il colpo, ma MCW gli scivola le spalle. Full Nelson viene ancora alla sottomissione MCW. Vuole farlo cedere, ma Dante sappiamo che è uno che non cede facilmente. Ha ceduto veramente pochissime, raramente. Dante. Ancora Dante qui. Vertical suplex, mamma mia ragazzi. Che manovra. Poi l'aspetta il barco, lo aspetta MCW, scivola dietro, drop kick dritto sulla schiena. E probabilmente MCW no, niente, nessun cambio. Dante non vuole il cambio, arriva invece il backdrop sul canadese, che sta mettendo a segno una serie di manovre importanti. Attenzione, Dante qui stordito, MCW lo va a prendere. Diritti frontali, questa fa malissimo. Questa può precedere anche la go to sleep. È la prima gag French suplex da parte del canadese. Dante si rialza sempre. MCW non ci crede. Appena visto i lottatori, ma non che si rialza in questa maniera. Già, un grande match con questa venendo fuori, questo match di coppia. Ci sta mostrando come i quattro ladies vogliono vincere tutte e quattro all'Extreme Rules. Sarà un match, saranno due match davvero interessanti. Two out of two falls tra MCW e Mancio, e tra Oddi e Dante una no disqualification match. Insomma, due match comunque sono senza squalifiche. Uno però con regole diverse. Attenzione qui Dante, ancora di Breaker. MCW prova a prendere, attenzione! High kick, calcio alto sulla tempia. E adesso è il momento per MCW per reagire veramente. Irish Whip. Mossa di coppia che si inventa. Oh, un big boot. Mamma mia, qui Oddi lo ha devastato. Eh sì, Oddi potrebbe diventare una controffensiva molto interessante adesso. Irish Whip, vediamo cosa fa Oddi. Cosa fa Oddi? Arm drag, buona manovra da parte di Oddi. Forse voleva andare da quelletto, non riesce. Dante lo ferma molto bene. Però non riesce a fermare questo rush di Swip. Guardiamo i prossimi match. Main event sarà Viktor contro Vale, ma prima del main event avremo Six contro Frank, contro il Frank, se non erro. Per match anche quello, attenzione di qui però, che fa? Sì, aiuta MCW. E i due americani, e due scusate, americani e canadesi si avranno appunto con Dante. Attenzione che fa qui Mewels ancora, no, Dante è molto bravo in questo frangente. Ma ancora MCW, è standard incredibile, non ci credo, standard su MCW. Dante deve soltanto schienare il suo avversario, ma non lo fa, lo vuole massacrare, lo sappiamo. Dante non è uno che schiena subito. Aspetta, aspetta molto.